Ciao Shelly, senti, mi devi aiutare perché io sai che odio proprio le poesie, odio veramente tanto le poesie, proprio mi fanno cagare, però io credo che tutti dicono che sono belle, che bisogna sentire il suono, che le donne rimangono affascinate dalle poesie. Volevo fare un test, visto che tu sei una scienziata, ho pensato di conquistarti, provare a conquistarti con le poesie. Non ci sono riuscito in altri modi, provo con le poesie. E quindi, niente, sigla. Ah, devo dirti che, siccome io non sono un gran lettore di poesie, mi sono avvalso di una pagina Instagram, che è quella della setta dei poeti estinti, dove che è di Emilio Fabio Torsello, dove loro sono degli esperti proprio di poesia, cioè loro mettono delle poesie sotto tutti i commenti, oh che bella, meravigliosa, eccetera. Io ho preso tutte queste poesie che sono tra l'altro di grandissimi poeti e voglio provare a conquistarti. Vediamo se riesco a conquistarti. È un esperimento sociale. È un esperimento sociale. Sei pronta a farti conquistare dalle poesie? Prontissimo. Mettiti proprio, senti, rilassa, senti, cerca, perché poi dicono che bisogna sentire il suono è importante. Il suono, sì. Prendi il mio sogno, ricamalo e indossalo come una veste. Nelle mie mani hai fatto dormire lieri. Che cos'è di ieri? L' apostrofo ieri, hai fatto dormire lo ieri. Oh, che ne so, ha scritto questo, che cazzo. Nelle mie mani hai fatto dormire lieri, che mi fa vagare, lieri, che gira con fragore nelle carrozze del sole, nel gabbiano che vola dei miei occhi. Questo è Adonis. No, non ho capito, il gabbiano è dov'è che vola? Dai miei occhi. Allora, aspetta, hai fatto dormire lieri che mi fa vagare e che gira con fragore nelle carrozze del sole, nel gabbiano che vola dai miei occhi, cioè i miei occhi vola. Non mi sembra. Dovrebbe conquistare di questa cosa qui, il fatto che devo ricamare, il fatto che ho dormito ieri nelle tue mani, il fatto che c'è un gabbiano che esce dai tuoi occhi. Loro dicono che Adonis è bravo, cioè è un grande. Vabbè, andiamo avanti, dai, lasciamo perdere che. Vediamo che cazzo è questo qui. Allora, no, perché ho segnato un sacco di questo qui. Questo è Andriadi. Io sono parente. Oh, questa però è. Io sono parente della morte. Amo l'amore che fugge. Amo baciare chi se ne va. È Ma finita qui. se ne va perché tu li baci o baci solo chi se ne va? Cioè, secondo me questo qui è uno che, siccome baciava le persone se ne andava, cioè credo. Non ho capito di chi è parente, dato che non è È parente. parente della morte, no? Io sono parente della morte. Tu È uno sì, che. veramente sì. Io, allora io sì, però dicevo la poesia, dicevo, io sono parente della morte, amo l'amore che fugge, amo baciare chi se ne va. Vabbè, fa cagare un po' pure questa. Beh, ci sarà qua, o troverò una che ti conquista, eh. Ah, scusa, Baudelaire, vogliamo mettere Baudelaire? Vuoi vedere che Baudelaire ti conquista? Charles Baudelaire. Che mica è vero che tutti i poeti fanno cagare, cioè Baudelaire, vogliamo parlare male di No, Baudelaire? Stai, infatti. guarda come ti conquista. E allora i vermi che ti mangeranno di baci, o mia bellezza, di che in me sono salve la forma, l'essenza divina dei miei marciti amori. Non è granché, però. Cioè, i marciti amori, i vermi che ti Sono dei vermi che mi baceranno? mangeranno, ti mangiano, cioè i vermi che ti mangeranno di baci, cioè ti mangiano i vermi di bappa. Oh mia bellezza, ti mangio i baci, tu devi dire ai vermi Quando mi mangiano? che in me sono sa, sì, mentre ti, no, man, ti mangio di baci i vermi e tu devi dire che di me, che in me sono salve la forma, l'essenza divina dei miei marciti amori. Che schifo, Ma ragazzi. non ho capito, però, come faccio a dire ai vermi qualcosa? Perché Non lo presuppongo so, che ma faccio.
Allora, cioè, io lo so che, però secondo me ci deve essere una poesia che ti conquista. Cioè, ma aspetta un attimo, scusami, cioè, come faccio a parlare dei vermi che mi stanno mangiando? Evidentemente sono morta. Lo so, fa schifo, allora, scusa, ne ho scelta una che fa schifo, però l'ha messa la setta dei poeti estinti, che loro ne capiscono le poesie. Cioè, se l'hanno messa ci sarà un motivo, no? È Baudelaire, vuoi parlare mai di Baudelaire? Vabbè, sì, ho capito, ma cioè, vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti, avanti. Adesso viene fuori che è colpa mia che non mi faccio conquistare, vedi un po'. Allora, questo qui invece è un grande poeta inglese, dicono i poeti estinti, che si chiama Pete Brown. Ok. Sì! Ah no, scusa, no. Sì! No, non so. Sì, sì, ho scoperto poesie su tutto il tuo viso e il tuo corpo. Mm. Forse no, forse sì, ma perché non c'è una virgola, quindi è sì, ho scoperto poesie su tutto il tuo viso e il tuo corpo. Poi ho scoperto che non ero stato io a scriverle. Qual è l'implicazione qui? Cioè, c'era passato un altro prima, allora, com'è? A parte che è sfigato questo, perché cioè già... Vabbè, cioè, però io sai che voglio provare... Se tu sei una scienziata, mi devi dire che scientificamente le poesie servono. Devo conquistarti, tu me lo devi dire scientificamente. Provo con Bufalino. Gesualdo Bufalino. Vuoi vedere che Bufalino ti conquista? Ok. Mettiti nel mood, mettiti un po', sempre un po' nel mood. Perché non devi essere fredda e razionale, devi essere così. Sono un mood poetico, sì. È uno stress però, Forse sbaglio pure io, devo recitarle meglio, aspetta. Amo il sapore ignoto delle tue labbra, come chi sogna il profumo di un'arancia sui rami delle speridi. Le mie labbra sanno d'arancia? Non ho capito, cioè. Cioè, amo il sapore ignoto delle tue labbra, quindi, cioè, praticamente il sapore non so che sapore ha, no? Cioè, dico, che sapore avrà? Fin lì c'ero arrivata. Come chi sogna il profumo di un'arancia sui rami delle speridi, boh, che poi che si provava l'arancia sui rami delle speridi, boh. Ma poi cioè, tu stai sui rami delle speridi e sogni, io? Vai, no, come chi sogna un'arancia sui rami delle speridi, cioè è un arancio, cioè non è un albero di arancio, immagino. Beh, non mi sembra cazzo, la scritta Bufalino, non c'entro niente, la scritta Bufalino, lascia perdere, dimentica, proviamo con un'altra, perché qui, ma mica è colpa mia se questi scrivono cagate, però, cioè, no, cagate, no, diciamo che sono, cioè, questo, fior di poesie. Sono grandi poesie, probabilmente. Fior di poesie. Il problema... Allora, proviamo con chi? Ah, scusa, proviamo con Vincenzo Cardarelli. Ora, Vincenzo Cardarelli... Grande poeta, secondo me qui proprio me la dai. Allora, volata sei. Sì. Volata sei, fuggita come una colomba e ti sei persa là verso Oriente. Okay. Ma sono rimasti i luoghi che ti videro e l'ore dei nostri incontri. Ore deserte, luoghi per me divenuti un sepolcro. A cui faccio la guardia. E si capisce perché me ne sono andata a Oriente, però. Certo che si capisce che non è andata a Oriente, cioè. Minchia, uno trova quei Cardarelli, ma ne troveremo una che... Ah, ma questa sì, no, scusa, no, questa è di cazzo. Raymond Carver, secondo me... Mm-hmm. Ah, Raymond Carver ti conquista. Sì. Proprio, no. Secondo me sei... Già vero ti senti un po' friccicore, vero? Tutto un friccicore. Allora, questa poesia si intitola Colibri. Ah, ricordiamo, le trovate tutte sulla pagina della setta dei poeti estinti, che poi si capisce perché siano estinti. No? Comunque, che cazzo vuoi sopravvivere pure? Allora, colibri. Però devi ragionare, devi proprio entrare. Sì. Fai conto che io dica estate. Tu dici estate? Sì, è la poesia, non è che dicevo. Fai conto. Sì. Fai conto che io dica estate. Ok. Stai facendo conto? Faccio conto. Scriva la parola colibrì. Ok. Tu dici estate. Scrivo la parola colibrì. La metta in una busta. Mica sembra un giochino, un gioco di prestigio questo. Guarda qui, colibrì, estate. No, aspetta.
No, leggiamo la serie. Fai conto che io dica estate, scriva la parola colibrì, la metta in una busta, la porti giù per la discesa fino alla buca. Quale buca? Che cazzo ne so, cioè è qui, c'è scritto fino alla buca, c'era una buca, cioè c'è una discesa e poi c'è una buca, no? Che so, si vede a casa di Carver, cioè c'era la buca sotto, non lo so. Sotto la discesa. Quando sotto casa avrà avuto una buca, no? Cioè, allora fai conto comunque, io dico estate, scrive la parola colibri, sì, la metti in una busta, la porti giù per la discesa fino alla buca. Quando tu aprirai la lettera, ti verranno in mente quei giorni e quanto, ma proprio quanto ti amo. Cioè, io devo andare a scavare nella buca per trovare la, sì, lettera col colibrì? Sì. Non dare la colpa a me, Carver. Io sto provando a conquistarti con Carver, che c'ha sta buca nel colibrì. E io prima, cioè, poi non ho capito perché prima dice estate. Ah, forse perché è un ricordo di qualcosa che è successo d'estate con un colibrì? E che ci hanno fatto con sto colibrì? Non so. Ma forse cioè, non vorrei che fosse poi qui, cioè, ci demonetizzano perché è zoofilia. Andiamo avanti, ma poi non si sa che ci hanno fatto questa cosa. Cioè, secondo me è una cosa losca. Ok, vabbè, andiamo avanti. Ah. Fino adesso non sei andato benissimo, te lo dico. Come dici, fino adesso? Non sei andato bene. No, ma ho capito, ma non è colpa mia se la setta dei poeti estinti mette le poesie dei grandi poeti, che però... ma tu pensa, questi sono i grandi. Non immagini i piccoli come sono, cioè, no, cioè questi sono quelli grandi, ma aspetta, questo qui, cioè, abbiamo Catullo, mica, quanti sono rotti i coglioni con Catullo, tutti quanti, Catullo, odi e t'amo. Senti questo, sì. Io questa qui te la dico, però non mi prendo responsabilità, te lo dico per conquistarti, se tu vuoi farti conquistare, però, la mia donna dice che non vuol stare con nessun altro. Mm-hmm. Neanche se la chiedesse Giove in persona. Mm-hmm. Se la chiedesse cosa? Se gliela chiedesse? No, aspettala. Se gliela chiedesse, cioè, neanche se gliela chiedesse, no, neanche se la chiedesse, no. La mia donna dice che non vuol stare con un, neanche se la chiedesse, quindi se gliela chiedesse Giove, praticamente, cioè, così è. Così dice, ma quello che dice una donna all'amante appassionato va scritto sul vento e sull'acqua che fugge. Quindi praticamente sta dicendo che le donne sono... troie. Esatto. Ha detto Catullo. Ora tu dimmi, questo Catullo qui, daglielo alla Murgia. Cioè, cioè... Sì, ma non mi sembra una poesia per conquistare questa. No, neanche Catullo va bene. No. Oh, ma qui stiamo scartando tutti, vediamo un po'. Vabbè, cioè, aspetta, questa qui, altro Catullo... Ah, aspetta, perché abbiamo preso il Catullo sbagliato, Catullo. Ah, ok, vai. No, sai che me ne ho segnate due di Catullo, ho preso quella sbagliata, questa è quella giusta. Per piacere, mia dolce Ipsitilla. Io non sono... è confuso. No, vabbè, tu ti devi medesimare, Ipsitilla, no? Un nome così, normale. Mia delizia, mia gioia, fammi venire da te nel pomeriggio. Ok. Se sei d'accordo, devi anche far sì che nessuno chiuda il chiavistello e non farti venire la voglia di uscire. Resta a casa e preparami 9 scopate di fila. Se ti va, chiamami subito. Subito. Giaccio supino e satollo, trapasso il mantello e la tunica. Cos'è che trapassa? Dice trapasso il mantello. Giaccio supino e satullo, trapasso con che trapassa? Non lo so, che trapassa. Cioè, nel senso che ha mangiato troppo? No, non si sa che cosa. Cioè, se ti va, chiamami subito. Poi giaccio supino e satollo, trapasso il mantello e la trapasso. E che cosa è il trapasso che non capisco? Cioè, se ha mangiato troppo e quindi straborda? Questa è l'interpretazione. Ok, però forse trapassa il mantello. Magari c'è un mantello, c'è un buco, no, non so, senti, lasciamo per, cioè, trapassi, cioè, comunque fa, comunque l'importante è che spropari 9 scopate di fila, che mi sembra che non ti, no. Allora, va bene, troviamone una meglio, troviamone bello, Gabriele D'Annunzio, come Gabriele D'Annunzio, secondo me, questa è bella, perché io poi sono feticista, quindi,
I tuoi piedi bianchi, pie, come i piedi, eh? Sì. I tuoi piedi bianchi sono i miei trastulli. Nella gracile sabbia ove t'accosci. T'accosci te? Boh. Bianchi e piccoli come gli aliossi levigati dal gioco dei fanciulli. Che cosa sono gli aliossi? Sono dei... Tu lo sai che sono gli aliossi, no? No. Sono levigati al gioco, forse sono dei sassi, immagino che siano dei sassi o degli ossi. Forse bisogna cercarlo su Google. Sì, ma non c'ho voglia perché non... Aspetta, cerco io. Aliossi o astragali è un gioco che risale all'antichità e ormai poco diffuso, che usa ossicini di pecora o di montone. Ma che schifo. Comunque era d'annunzio, Aspetta, Shelley, ho trovato quella che ti conquista, sicuramente. Emily Dickinson, come si fa a parlare male di Emily Dickinson? Che tutti quanti dicono Emily Dickinson. Senti qua. Sì. Emily Dickinson. Fa che io sia per te l'estate, quando saranno fuggiti i giorni estivi. Mm-hmm. La tua musica, quando il fanello tacerà e il pettirosso. Cos'è il fanello? Fanello è un uccello, tipo un tordo, non lo so, un fanello. Che cazzo te ne frega? Cioè, un fanello, un uccello, no? Ok. Quando il fanello tacerà, ma tu entra dentro il fanello, immagina questo fanello che tace. Ma non è un fanello, come faccio a immaginarlo? Vabbè, è il pettirosso. Cioè, la tua musica, che io sia per te l'estate, la tua musica, a fiorire per te saprò sfuggire alla tomba, riseminando il mio splendore. E tu cogli, mia anemone, tuo fiore per l'eterno. Ah, ti vedo molto conquistata. Tantissimo. Ma l'anemone non è in mare? Forse c'è l'anemone di mare, l'anemone di terra. Tu coglimi, anemone. Quindi okay. Tu sei l'anemone. Ah, però dai, mi dici che sono le donna, quindi l'anemone è il maschio. Boh. Comunque, ma poi perché? Saprò, ma perché c'è la tomba? Non ho capito, cioè... Poi sempre sti fiori in mezzo, però ho capito, io sto facendo l'esperimento, sta funzionando o no? No. Oh. Poi lo facciamo in doppio cieco, prendiamo anche una scema per vedere se funziona. Ah, aspetta, questo chi è? Emily Dickinson, ancora Emily Dickinson. Questa, ho sbagliato, questa era quella forte, il pezzo forte è questo. Che penso che non ci siano fiori, qui. Ah no, anche qui ci sono fiori. Io mi nascondo nel mio fiore. Cioè, tu ti nascondi nel tuo fiore. Io mi nascondo nel mio fiore, no? Cioè, mi nascondo nel mio fiore. Perché quando appassisca nel tuo vaso, senza saperlo, tu provi per me quasi una solitudine. Cioè, poi però immagina che io mi nascondo nel mio fiore e poi quando appassisca nel tuo vaso... Cioè, il vaso c'hai te, mi nascondo nel mio fiore. Ah, il fiore nel mio vaso. Il fiore è nel tuo vaso, io sono nascosto nel mio fiore che è nel tuo vaso. Okay, e quindi quando il fiore appassisce, io c'ho il vaso con dentro il fiore, sono triste. E già questo è un po' meglio. Un po' meglio. Shelley, senti, interrompiamoci un attimo perché se no viene troppo lungo, facciamo un'altra puntata dopo. Di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, ma secondo me questo video avrà tanti dislike, perché tutti amano ste cazzo di poesie di merda, e quindi avrà tanti, mettete dislike se vi piacciono le poesie, se però vi sentite liberati da questa cosa, l'esperimento non è finito, perché continuerò nella prossima puntata. Ah, quindi questa è solo la prima parte, poi io... Io continuo, perché ce n'ho altre che vedrai che spaccano. Quindi devo sottopormi a un'altra di queste sessioni. Esatto, spaccano. Ciao. Ciao.